Buonasera e benvenuti alla seconda puntata di questa rubrica che parla della cultura italiana a Toronto, in generale in Canada ed in particolar modo una finestra sul cinema italiano. Oggi è una giornata particolare, si apre il Toronto International Film Festival, una kermesse internazionale diventata tra le più importanti al mondo per il settore cinematografico. Beh, l'Italia è presente con diversi lavori. Il film italiano più atteso è sicuramente Una questione privata di Vittorio e Paolo Taviani. È un film tratto dall'omonimo libro di Beppe Fenoglio del 1963, un libro definito da Italo Calvino il romanzo di cui tutti gli scrittori della Resistenza avrebbero voluto essere autori. Beh, questo film sarà presentato nella categoria Master, quella dedicata ai cineasti più importanti, quelli che hanno fatto la storia. Beh, Paolo e Vittorio Taviani sicuramente la storia del cinema l'hanno fatta. Nella sezione Gala, invece, quella un po' più glamour, sarà presentato il nuovo film di Paolo Virzì, The Leisure Seeker. È un road show che invece si svolge in Nord America, specificatamente nel Midwest americano, tra la Route 66 che arriva sino a Disney World. Beh, questa strada è percorsa da due campioni, due attori eccezionali di Hollywood che sono premio Oscar Helen Mirren e Donald Sutherland. Donald Sutherland sappiamo essere uno fra i più importanti attori di Toronto e quindi qui giocherà in casa. I don't believe you. On a motorcycle without a helmet. And who was that guy? Go to hell. Yeah, you'll be with me in the handbasket, missus. How you doing, darling? I mean it. Go to hell. What? You left me behind. I did not. You left me alone. I don't know where you thought you were going, you and your empty head. Me? Going somewhere without you? You must be crazy. Beh, andiamo avanti con i film italiani al TIFF. C'è un altro importante film che arriva da Venezia, come quello di Paolo Virzì. Il film nuovo di Andrea Pallaoro si intitola Hannan. Protagonista di questo film di Andrea Pallaoro è Charlotte Rampling, una sorta di maschera esplosiva che la vedremo anche lei alla kermesse di Toronto fra qualche giorno. Andando avanti nella lista dei film italiani che parteciperanno a questa kermesse, andiamo a parlare dei cortometraggi. Mon Amour, Mon Ami di Adriano Valerio sarà presente al TIFF come Al di là dell'uno di Anna Marziano nella sezione Wavelengths. Nella stessa sezione Acciambria, di cui state vedendo le immagini, di Jonas Carpignano, che è stato presentato anche a Cannes. Mentre nella sezione Special Presentation il TIFF accoglierà Call Me By Your Name. State vedendo alcune immagini, Chiamami col tuo nome, questo è il titolo in italiano, dell'ultimo film di Luca Guadagnino. È un maestro del cinema italiano
italiano che riesce a vendere in tutto il mondo. I suoi film infatti sono stati distribuiti in tantissimi paesi. Beh, questo è un film particolare perché anche in questo caso Luca Guadagnino riesce a unire il Nord America all'Italia. Vediamo alcune immagini. Professor Perlman. Thank you so much. So nice. Très confiant. I can show you around. That'd be great. Thank you. So what do you do around here? Read books, transcribe music, swim at the river, go out at night. Sounds fun. All right, later. Veramente meglio di quello dell'anno scorso. Just watch. This is how we'll say goodbye to us when the time comes. Later. Meanwhile, we'll have to put up with him for 6 long weeks. Muscles are firm. Not a straight body in these statues. They're all curved. Sometimes impossibly curved, and so nonchalant, hence their ageless ambiguity, as if they're daring you to desire them. Oh, to see without my eyes the first time that you kiss. Is there anything you don't know? Boundless by the time I cry. You only knew how little I know about the things that matter. Build your walls around. What things that matter? White noise, what an awful sound. You know what things. Are you saying what I think you're saying? Feel my feet above the ground. Shouldn't have said anything. Just pretend you never did. Nature has cunning ways of finding our weakest spot. Blessed be the mystery of love. Call me by your name and I'll call you by mine. Altro film da menzionare è The Death of Stalin, diretto da Armando Iannucci. Beh, Armando Iannucci è un regista scozzese di ovvie origini italiane, il padre credo che sia partenopeo, arrivato in Scozia a fare le pizze e poi il figlio ha studiato cinematografia, è diventato un grande artista, un comico di satira, adesso regista di feature film. Ecco alcune immagini. Should you shut the fuck up before you get us both killed? Stalin's dead. He's dead. Stalin is dead! Oh my God. Our general secretary is lying in a puddle of indignity. Yeah, he's feeling unwell, clearly. I want to make a speech at my father's funeral. No problem. Technically, yes, but practically. When I said no problem, what I meant was no problem. Ignore me. Stalin would have wanted the committee as one. All those in favor carried unanimously. We need change. Well, let's see who can mobilize first. Oh, seems to be me. Sneaky little shit. The race has started. We need to start putting together a plan. How can you run and plot at the same time? I have no idea what is going on. I'm the peacemaker, and I'll fuck up anyone who gets in my way. Flattering fannies! Give it! Give it! Hit it! Shoot her before him, but make sure he sees it. Kill him, dump him in the pulpit. And I'll leave the rest up to you. We have to act. I really need your help. I'm gonna have to report this conversation. Threatening to do harm or obstruct any member of the Presidium in the process of looking at your fucking face. I took Germany. I think I can take a flesh lump in a waistcoat. No matter what happens, I will never let any harm come to you. I may as well just shoot myself like mother. Jesus Christ, did Coco Chanel take a shit on your head? No, he did not. Stalin will be loving this. Don't worry, nobody's gonna get killed, I promise you.
Quella della nutrita presenza di film italiani al TIFF è una conferma. Il TIFF ha sempre presentato un discreto numero di nostri lavori per due motivi. Uno, perché il cinema italiano è un cinema importante a livello mondiale, e ovviamente perché esiste un suo pubblico, che è la comunità italo-canadese. Quindi da anni il TIFF seleziona il meglio della cinematografia italiana, quei film che poi noi andremo a vedere molto probabilmente all'Altra Italia anche e all'ICFF di giugno. Quindi quello che vi consiglio è andare nel sito del TIFF o nel sito dell'ICFF e lì troverete gli orari dei vari film e come acquistare i biglietti. Beh, abbiamo finito questa puntata speciale di questa rubrica dedicata al cinema, in questo caso dedicata al Toronto International Film Festival. Nella prossima ovviamente andremo non solo a raccontare con i trailer, ma andremo a raccontarli con le interviste dei registi e gli attori che nel frattempo avremo incontrato qui a Toronto. Un caro saluto da Cristiano De Florentis, da tutta un po' la squadra dell'ICFF, e alla prossima settimana.